Salve a tutti, Watchikebari, e bentornati su Slendit Abyss 2. In questo episodio affrontiamo Teletubby Autoskirts. E qui il ritorno di Lala. Vi ricordate dell'episodio 3 di Slendit Abyss 3? L'ala delle caverne? Sì, in quel video mi sono preso un bel infarto. Esatto, siamo tornati qui, in questo posto brutto. Ve lo ricordate? Beh, se avete visto la mia vecchia serie. Esattamente. La nemica è l'ala. Ok, abbiamo già individuato che qua c'è la Tabby Pappa. Allora, l'ala non può vedere, però può sentire tanto. Quindi fate poco rumore, chiaro? Ragazzi, controlliamo un attimo in giro per fare molta attenzione. Ok, qua ce n'è una. Allora, sì, però adesso è molto più spaventoso perché è di notte, l'altra volta era di giorno. Ecco, questo è un bel problema, ragazzi. Oh, io non la vedo, Lala. Direi di continuare a camminare. Ecco, raga, adesso posso andare anche da questa parte. Oh, guarda, ce n'è una lì. Andiamo subito a prenderla. Ma poi, raga, sembra che siamo nel deserto. Sì, raga. Perfetto, perfetto davvero. Allora, continuiamo sempre a guardarci. Comunque poi la videocamera vi serve per zoomare. Infatti, così potete guardare gli oggetti in lontananza. Sembra che l'ala non ci sia. Ah, e comunque attenti. Grazie mille, va bene, ok. Oh, eccola! La vedete? È lì! E sta entrando! Ok, io direi di andare da un'altra parte. Se andiamo da un'altra parte, che è meglio. Oh. Oh, io ho paura che mi ricompare dietro come l'altra volta, perché se succede di nuovo mi incazzo come una bestia. Senti, scusa, fammi salire, grazie. Meno male che non mi sta inseguendo. Comunque, raga, qua abbiamo la settima Tabby Pappa, esattamente. Ecco la sesta. Perfetto, perfetto, perfetto. Oh, raga, il livello sembra molto facile, eh. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo sempre avanti. Non facciamo troppo rumore, ragazzi. Se l'ala ci sente, siamo nella cacca totale. Siamo proprio nel water estremo, nel putrimento, nell'etame ossuto proprio, veramente. Cioè, non sto scherzando, eh. Va bene, ok, volete un po' di brivido, andiamo a vedere dove sta l'ala. Me la trovo davanti. Pazzesco, veramente. Forse possiamo anche andare sopra le montagne? Non ne ho idea, ragazzi. Possiamo provare, ad andare sopra queste rocce. Però, no, mi sa che non si può. Non ho capito dove cacchio devo andare. Raga, non vedo l'ala. Raga, non la vedo. Oh, oddio, mi è sembrato di sentire. Perché non ho acceso la torcia, maledizione? Raga, qua è il panico sta salendo, Perché si mimetizza, secondo me. Calma, eh. Porca troia. Raga, oddio, mi ricordo di sto posto. È qui dove ho fatto del male all'ala, che l'ho schiacciata come un budino. Oh, porca Madonna delle rose. Dai, non ci credo.
Stava facendo la guardia quella tapipappa! Brutta troia! Oh mio Dio! Aspetta, vediamo un attimo ragazzi se riusciamo a rientrare dentro. No, 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 cazzarola! Devo trovare un modo per aggirarla. Devo riuscire in qualche modo ad aggirarla, ma non posso andare troppo lento perché ormai mi ha visto! Uff. La lero 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 la la lero 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 la la ce n'è un'altra qui, ne mancano quattro, aiuto, dove sono le altre, cazzo, no, aiuto, ok, ne ho vista una raga, ne ho vista una, ragazzi ho paura di girarmi, ho paura di, oh non c'è più. Perfetto, almeno non è come Tinky Winky mutante che se ti vede rimane incollato a te. Porca miseria, ragazzi. Raga, ne mancano tre. Dove siete? Dove siete? Oh, che ne ho vista. L'ho vista. È dietro quelle rocce, raga, è dietro quelle rocce. Però c'è una bella individua che sta per arrivare. Indovinate chi è? Lala, ovviamente. Con il suo pallone. Oh shit. E guarda, sei bellissima. Lala, io ti amo. Lala, sei stupenda. Lala, senti, io prendo questa porca vacca. Muoviti, muovi. Ok, Lala, senti. Senti, Lala. Io ci ho provato ad essere gentile. Ti ho detto i miei sentimenti che provo per te, ma alla fine sei una brutta pezza di erba. Spero tanto che marcisci in sto posto, guarda. Vai schifo, Lala. Puh, sputio. Madonna delle rose. Allora, vediamo un attimo, ragazzi. Cerchiamo dove stanno le altre. Fanculo Lala, affanculo però, veramente, cioè dai, fa venire i peggio infarti sta trota. Allora direi ragazzi già di prendere questo. Oh ma porca vacca. Oddio, mi sto incastrando. Allora, prendi questa e andiamo via subito da qua. Ragazzi, andiamo via subito. Abbiamo già preso tutto. Via, 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 via. Via. Salto! Vai giù! Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, dov'è che è? Dov'è la trota? Mi dispiace per tutti quei fan di Lala, però... una rottura. Ok, prendi questa, raga, siamo già a 10, eh. Io ti troverò, ok, raga, là c'è la tabipappa. E qua, io spero tanto che qua dentro, in questa zona, ho già recuperato tutto. Lo spero tanto. Madonna, sto gioco ti fa venire gli infarti, madonna. Ragazzi, se avete problemi al cuore, non ci giocate per nessun motivo, raga, non provatelo neanche, proprio... Solo quelli più coraggiosi affrontano Slendy Tabis 2. Sto posto è veramente immenso. Cioè, veramente, ragazzi, guarda che roba. Poi, raga, il cielo arancione. Ma che cazzo. Ok, raga, no, l'ho vista, eh. Cioè, ho visto la tabipappa. Mentre... Porca vacca, raga, è lì, Lala. La vedete che è lì? Guarda. Guarda che brutta! Ti sta avvicinando! Ti sta avvicinando alla tabipappa! Poi riguardate, raga, quanto ci scommetto che adesso rimane lì bloccata! Guarda che stronza! Non mi fa prendere la tabipappa! L'unico modo, ragazzi, è fare una cosa fortissima! Oh shit! Vabbè, però, dai, non puoi! Madò, regà, cioè, io non ho parole, dai. Vabbè, dai, il primo tentativo siamo arrivati, mi sembra che ci mancava solo
una tabi pappa e basta. Però veramente, ragazzi, io direi di concludere qua. Donna, regà, il mio cuore sta male. E basta, quindi ciao ciao.